Questa sera ancora una partita molto delicata, quanto importante per il Crotone. Non sarà facile affrontare gli spezzini in questa parte del campionato, nelle parti alte della classifica, con l'intenzione di continuare a scalarla. Per i ragazzi di Massimo Drago, dopo la vittoria ottenuta con il Perugia, ci sono tutte le possibilità per affrontare i Liguri con maggiore convinzione e determinazione. Ma sicuramente vogliamo dare continuità ai risultati, che è la cosa principale. E tirarci fuori da questa situazione che secondo me non ci compete, però se ci siamo vuol dire che abbiamo commesso degli errori anche gravi. Anche il Perugia ha dimostrato, nonostante sia partita con i pronostici favorevoli, di non essere quello squadrone così imbattibile come tante altre che hanno affrontato il Crotone. Questa è la dimostrazione che bisognerebbe crederci un po' di più per trovarci in quello che ci compete. Ma Claudio, guarda, si vedono tantissime partite, penso anche voi, di Serie B, dove non c'è tanto spettacolo, c'è tanto equilibrio e non vince la squadra che gioca meglio, vince la squadra che commette meno errori, e noi secondo me fino adesso abbiamo commesso tanti errori. Ne stavamo discutendo in sala stampa, però state cominciando a cambiare mentalità proprio nell'affrontare gli avversari per essere meno belli e più pratici, più concreti. Sì, forse ci adattiamo un po' di più alle caratteristiche degli avversari senza guardare troppo a noi stessi e questo ci permette magari di avere maggiore attenzione in fase di non possesso. Al di là di quelle che potrebbero essere le condizioni atmosferiche, che spezia ti spetti? Ma la loro è una squadra camaleontica che si adatta benissimo all'avversario, hanno atteggiamenti diversi, si affrontano squadre che giocano con due punte o giocano con tre punte, quindi sicuramente hanno pericolosità davanti, una squadra che ha fatto tanti punti in casa e che ha segnato parecchi gol, però insomma siamo pronti e preparati per affrontare questa battaglia. E non per rubarti la formazione, rispetto a quegli 11 che abbiamo visto con il Perugia, che hai intenzione di fare? Ma bene o male l'ossatura sarà quella, dovrò valutare le condizioni di qualche giocatore, però insomma anche mentale di qualche giocatore, e poi deciderò chi scenderà in campo. Bocca al lupo. Un risultato positivo alla Spezia darebbe maggiore fiducia ai rossoblù, ma come detto non sarà facile, presupponendo però che in cuor loro qualcosa sia cambiato. Il nostro riferimento è riconducibile a quella maggior grinta agonistica che in questo momento delicatissimo del campionato occorre profondere. Staremo comunque a vedere. È ovvio che in questo momento si sta pensando da parte tua anche a far sì che la squadra continui in questa fase di, diciamo, positiva. Poi alla fine, al di là del pareggio in casa con il Latina, la squadra ha sempre giocato. Non vedo ragione nessuna per non seguire questa linea. La squadra, anche quando hanno mancato alcuni giocatori, ha dimostrato che è una buona rossa che possiamo portare con tutti i giocatori, e per questo noi abbiamo seguito questa settimana lavoro, noi abbiamo allenato tanto come abbiamo giocato in ultimo tempo, perché abbiamo avuto tante partite in poco tempo, e questa settimana abbiamo fatto tutti i giorni un allenamento, e penso che la squadra per domani è pronta per dare un buon rendimento e avversario che sicuramente farà tutto lo possibile per prendere qualcuna cosa del piccolo. Siamo quasi a un terzo del campionato ormai. Intravedi per esempio la gara domani sera come possibile, come dire, come la gara del definitivo salto di qualità? Se puoi dire, però noi abbiamo bisogno di confermare questo salto di qualità a tutte le partite, perché sappiamo che nel calcio cambia tutto velocemente, e per questo vogliamo seguire con questa linea che stiamo in questo momento, e il prossimo avversario è Crotone, dopo penseremo nella prossima. È comodo di parlare di forma, noi non possiamo parlare di forma la prima giornata o la ultima. Deve vincere prima, seconda, terza, quarta, e così arriva una partita difficile, come sono
tutte le serie B, una squadra che c'è tanta qualità, è una squadra giovane, una squadra che gioca molto bene a contropiedi, e sarà una partita complicata, però per noi è una partita che noi vogliamo farlo bene, se è possibile prendere 3 punti, dopo guarderemo che significherà questo per la squadra, ancora un poco di fiducia, ancora un poco di crescita, ancora un poco di credere che se puoi fare un campionato buono, tutto questo, le vittorie sono molto importanti per tante cose. Anche perché il Crotone, al di là della classifica che è deficitaria, gioca con un buon calcio. Questo succedeva già l'anno scorso, che anche quest'anno con l'Inter è la classifica niente, non è vera. Quello che ha dimostrato Crotone queste 12 partite sicuramente era di più che quello che dice la classifica. Noi non guardiamo, noi dimostriamo rispetto a tutte le squadre, tutti gli avversari. Per questo penso che no, se sarà una partita difficile come tutti. Il Crotone lo vedremo con rispetto massimo.